2291991, un giorno come tanti ma non certo per qualcuno, qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato una gabbia sta facendo reprimendo, attento, ascolta, dico reprimendo, chi da solo denuncia e combatte, si fa niente, sa bene che significa emarginazione, sa bene che sta male, un centro sociale, officina, codicode. Allora, Maria, tu ripete che hai tu con la mutata? Ma che lingua parli? Guarda come mangi, la di spaghetti. Ma chi ti credi? Vieni a ciò. Legge il libro di archeologia. Ancora a fare giochetti voi. Vedete la tanna, andate dalla mamma. Accattatemelo, Gala. E no, sti cose archeologici. Che ti guardi? Voi siete come noi, eh? Sogna, sogna. Vedi, questo vuol giocare a sto. Se vuoi puoi giocare con mio nonno. Vado fino ai festivali. Io non ce la faccio più. Questi ragazzi ci rendono una vita impossibile. Dobbiamo fare qualcosa. Io ho un'idea. Laura, metti questo cellulare in questa tasca e metti la telecamera verso di loro, che li registriamo, va bene? Vai, noi stiamo indietro. Sentite, ma per domani, per arte, dobbiamo portare i colori a tempera. Levati da mezzo, vedi come ti devi comportare. Se parli un'altra volta con i miei amici ti faccio vedere io, è chiaro? Ma io volevo solo... No, non ti basta la lezione. Ma che ti ho fatto? Perché ce l'hai con me? Infatti, perché ce l'hai con noi? Tua mamma lo sa fare il ragù, lo sa andare il portiere del Napoli. Ma lui che è venuto a fare qua? Che bolide? Tu sei vestito che sembri mio nonno. Tu sei straniera e non parli neanche bene l'italiano. Tu vuoi fare la ballerina, ma se c'è la capa più corta dell'altra? E tu vuoi leggere? Ma se c'è come una talpa? Voi siete qui per fare una bella vita, ma non è così, non è per niente così. La vita è dura, io ve lo sto insegnando. Bene, ora il video l'avete visto. Che cosa vogliamo fare? Dopodomani doveva partire per la settimana bianca. Per me è tutto annullato. Forse mi è venuta un'idea. Una mia collega al lavoro non è italiana. Potrei chiederle se ci dà una mano, perché lei ha figlio che frequenta la stessa scuola. E se le chiedessimo di ospitare da lei Andrea durante questa settimana che non vanno a scuola? Effettivamente, dato che il problema sembra essere che il ragazzo fa sempre il prepotente, mettendolo in una situazione dove è lui il diverso, potrebbe imparare a rispettare gli altri. Bene. Ciao Maria, benvenuti, vi stavo aspettando. Accomodati, vi prego. Posate. Noi non le siamo quasi mai, mangiamo spesso con le mani. Mangiamo bene. Per noi mangiare con le mani non vuol dire maleducate e tradizione. Vedi, noi riusciamo a mangiare con le mani, ma le mani restano pulite. Sempre. E che langan matuto siya kumain ng walang kutsara dahil yan ang kinagisna ng mga Pilipino. Ma cosa stai dicendo? Sto venendo in giro. Andrea, non ti innervosire se non sai parlare la nostra lingua. Qua a fine che lo straniero sono io. Accendi Sky, c'è la partita del Napoli. Noi non guardiamo il campionato italiano. Non ci interessa, siamo tifosi di basket. Papà, ci possiamo alzare? Forse è meglio che andate in camera. Mamma mia, quanto sono brutti, chi sono? Sono i nostri cantanti più famosi. Bambu, Jairilin, Rodilian. Senti la loro musica. Basta, spegni questa lagna. Veloce, voglio dormire e svegliarmi tra una settimana. Buonanotte. Certo, sarà proprio una buonanotte. E così ecco la situazione in cui mi ero ritrovato. Ma dal giorno dopo qualcosa mi è successo. Tutto ad un tratto ho scoperto che era divertente provare a cambiare le mie abitudini.
e ad adattarmi a fare cose che non avrei mai immaginato. Ma soprattutto ho capito che tutto questo era bello, perché le persone che mi stavano accanto mi aiutavano e mi incoraggiavano mentre imparavo tutte quelle cose nuove. Ed io potevo poi essere riconoscente nei loro confronti e trattarli come una vera famiglia. Ma soprattutto è stato bellissimo perché un giorno ho conosciuto lei, Giselle. Guarda quella ragazza. Quale? Quella con maglione rosa, è davvero molto carina. È dall'inizio dell'anno che cerco di parlarle, ma non ci sono mai riuscito. È la ragazza dei miei sogni. Ma chi? Quella che sta ridendo? Ma quella è la mia amica Giselle. Che dici davvero? Non riesco a crederci. Aspetta, te la presento. No, fermo. Giselle! Come? Ciao. Ciao. Ciao, lui è Andrea. È un mio amico. Ma Andrea? Ma è quell'Andrea che faceva i dispetti a te e tuoi amici? No, quello è un altro Andrea. Questo è quello giusto. È il mio amico. Pensa che è stato a casa nostra una settimana, adesso. Per fortuna che non è lui. Quello dovrebbe essere proprio uno stupido. Vabbè, ci eravamo già visti a scuola. Non lo so, forse sì. Che fate qui? Stiamo aspettando gli altri per fare una partita a pallone. Eccoli, forse è meglio che andiamo. Dai, chiedele se vuole giocare con noi. È una femmina. Ma sempre con questi preconcetti. Non vedi che c'è anche Laura? Ne prendiamo una per squadra. Dai, chiedilo tu. Non fare il timido. Ok. Giselle, vorresti giocare con noi? Ci manca una femmina. Mi manca una femmina. Ok. Ci manca una femmina. Dai, andiamo a giocare. Alla nostra! Buonanotte, Omer. Buonanotte, Andrea. Grazie per avermi aiutato oggi con Giselle. Non c'è di che, è stato un piacere. E poi hai fatto solo ciò che era giusto. Tu sei cambiato, Andrea. Spero che un giorno potrò continuare a cambiare. Pensa a riposare. Domani rinizia la scuola. Hai ragione, anche Amandola, dormi, che domani ti metterò i piedi in testa come una volta. Dai, sto scherzando, siamo amici. Siamo amici. Paola! Facciamo bambini insieme oggi? No, sono impegnata. Vogliamo giocare con me oggi alle 5? Mi dispiace, non posso. E tu? Invita Laura, Giosuè, Timea. Ci hanno detto che ormai te la fego a loro. Ci voleva credere anche che non li sopportavo. Sai che ti dico? Invito Giosuè, invito Timea, invito Laura, invito tutti. Giselle, lo sai che sei bellissima? Saresti perfetta per il video musicale che vogliamo fare nel dopo scuola. Perché non vieni con noi e lasci questi perdenti? E invece no, caro Davide. I perdenti siete voi che non avete ancora capito. Andate pure a fare le vostre cose escludendo gli altri. E forse un giorno capirete che gli unici che state escludendo siete voi stessi. Andiamo, Andrea, andiamo a chiamare gli altri. Quelli dovrebbero essere gli amici di Andrea, quello stupido. Sì, infatti. Perché lo conoscevi anche tu, quello Andrea? Sì, ed ora posso confermarti che era proprio uno stupido. Ti voglio bene, Andrea. Sono contento che finalmente si immufrato. Divertitevi nelle vostre prigioni mentali. Ragazzi, potete venire a casa mia verso le 5? Sì! Ah, casa dolce casa. Ah, a proposito, per festeggiare il mio ritorno ho invitato qualche amico a casa. Chi? I soliti? No, no, vedrai. Ciao a tutti. Come stai? Andiamo nel giardino di dietro. Ehi,
Ciao. Ciao Andrea, alla fine abbiamo deciso di venire. Ciao Andrea. Ci abbiamo ripensato, abbiamo perduto tanto tempo inutilmente e non abbiamo capito che più siamo e più ci divertiamo. Dai, dici com'è andata la mia questa settimana. Kapapalitan nagiisa ka lang kahit na langit ka at lupa ko ang bituin ay aking dadamhin pag naiisip ka sabay kayong nagninginig dito ay umaga at dyan ay gabi. Ang oras natin ay magkasalong at aking hapunan ay iyong umagan. Ngunit